Centro Nexa, Internet e Società del Politecnico, organizza insieme al sistema bibliotecario dell'Ateneo l'Open Access Day per discutere di diritti d'autore in rete, software libero, editoria elettronica. Presenti ricercatori e bibliotecari degli Atenei torinesi. Nexa è una delle voci più autorevoli a livello internazionale sui temi della rete. Nexa, che è stato fondato a fine novembre 2006, in quest'anno ha cominciato a essere operativo a tutti gli effetti perché abbiamo personale che si è cominciato a occupare sia degli aspetti di ricerca che degli aspetti amministrativi, e in particolare in quest'anno abbiamo visto un progetto europeo che coordiniamo molto grande che si chiama Comunia. Comunia è la rete europea sul pubblico dominio digitale, cioè su ciò che non è coperto dal diritto d'autore. Nexa si è anche fatto promotore in Italia dei Creative Commons, un set di licenze per condividere online e senza violare la legge sul diritto d'autore le opere dell'ingegno. Le licenze riconoscono l'opera d'ingegno dell'autore, l'uso solo per fini non commerciali, la non modificabilità e la condivisione con altri, ma mantenendo le stesse condizioni di licenza decise dall'autore. Ci stiamo occupando del tema della libertà di espressione online e ci stiamo occupando del tema dell'anonimato online. E entrambe le cose sono piuttosto rilevanti, anche addirittura d'attualità, perché proprio l'altro giorno il pubblico ministero ha chiesto pesanti condanne per i responsabili di Google Italia relativamente a quel caso di quel bambino disabile, ragazzino disabile, che era stato mostrato su YouTube perseguitato dai suoi compagni. Allora, questa sentenza è un'occasione importante per riflettere su qual è il ruolo degli intermediari, come in questo caso YouTube, su internet, e cosa cambierebbe se venisse effettivamente addossata loro una responsabilità riguardo ai contenuti che gli utenti collocano online. Ma qual è la situazione in Italia per quanto riguarda la libertà della rete? In Italia, direi da quasi un anno, si sta osservando un fenomeno interessante. Dopo la vittoria di Obama alle elezioni presidenziali americane, sembra che la politica abbia scoperto improvvisamente internet. Ne abbia probabilmente capito il potenziale positivo, ma potenziale anche di cambiare alcune logiche di comunicazione e di potere all'interno del paese. Quindi in quest'ultimo anno si è visto un fiorire di iniziative parlamentari volte sostanzialmente a porre dei limiti in nome di una regolamentazione alla libertà di espressione online e all'attività che si svolgono online. Abbiamo visto progetti di legge che potrebbero chiudere interamente un social network come Facebook soltanto perché qualcuno, qualche stupidotto, crea un gruppo di cattivo gusto o addirittura rivoltante. Allora, questo pone un'emergenza sia dal lato intellettuale sia dal lato politico nel cercare di far capire alla classe dirigente, sia politica ma più in senso lato, l'importanza di internet, quali sono gli effettivi problemi e quali invece sono problemi assolutamente fittizi, e cosa si può fare per potenziarne l'impatto positivo sulla società, non cercare di imbrogliarlo. Questo mi sembra l'emergenza più importante in Italia in questo momento.